È un piccolo affaticamento muscolare nella partitella dell'altro giorno, allora onde evitare cose spiacevoli lo facciamo riposare, d'accordo con il dottore, con lui, non andiamo a cercare problemi. Invece Chiellini mi sembra di capire a posto, no? Chiellini sta a posto, sta recuperando bene. Invece le cottaglie, un problema alla schiena, risolto? Beh, è sempre un po' così, non sta benissimo, adesso parlerò poi con il ragazzo, vedremo un po' il da farsi, perché lui di solito dopo la partita ha minimo 2 giorni di recupero per poter smaltire i traumi alla schiena, e invece questa settimana facendo altri 90 minuti con la nazionale, in pratica problemi della partita di domenica, problemi della partita di martedì, e ancora non riesce a smaltirli. Adesso vedremo un po', stasera, domani mattina parlerò con lui, vediamo cosa mi dice. La solita Samp, una squadra che si chiude bene, che riparte, che ha buoni giocatori là davanti, chiude bene le fasce, pressa, non ti fa giocare e prova subito a ripartire, per cui l'anno scorso ci ha reso la vita difficilissima, per cui mi aspetto una partita del genere. Tu non hai mai fatto Manzana? Non lo so. Mettiamo il caso che domani pareggiamo o vinciamo 1-0? No, qua 0-0 poi quello che è qua. Poniamo il caso che domani battete la Sampdoria, finita la vostra partita, per chi tifi nel derby? Per la Juve? Tifi per il pareggio che... Tifo per la Juventus domani. Quello che dico sempre, noi dobbiamo fare la nostra partita, poi quello che fanno gli altri sono problemi degli altri. Andiamo avanti così. Noi abbiamo voglia di far bene, abbiamo 120 giorni davanti a noi per sapere quello che faremo da grandi. Per cui dobbiamo essere positivi, entusiasti e vogliosi di far bene, e poi alla fine tireremo le somme di quello che avremo fatto. Questa è la mia filosofia, non è che guardando gli altri cambi qualcosa, noi dobbiamo pensare a noi stessi e riuscire a battere una squadra rognosa. Però è una domenica in cui possono avere gli altri più problemi che la Juve. Cioè gli altri tipo diretti concorrenti, visto che c'è... Sì, sì, però insomma io sono abituato a vedere in casa mia, insomma, io prima ho un bel problema davanti e cercheremo di risolverlo. Questo non è che guardando gli altri risolvo i problemi della Juventus, io soltanto guardando la mia partita risolvo i problemi della mia squadra. È un po' stupito in negativo del campionato così della Sampdoria, vista comunque la rosa che ha, Cassano... Ma ci sono dei campionati dove appunto tutto ti va bene, altri è. L'anno scorso cambio di allenatore, appunto aveva fatto un girone di ritorno molto importante, molto positivo, tanto che aveva raggiunto l'UEFA. Può darsi che quest'anno e gli infortuni, il doppio confronto, sono tutte cose che levano energie, soprattutto in una squadra, in un allenatore che non sono abituati a fare, questo è normale nel calcio, non è che... Con 120 giorni alla fine, ma mancano 10 giorni al Chelsea, il fatto che sulla panchina del Chelsea sia arrivato Hitting, che cosa può far paura? Le fa più paura rispetto a prima? Ma sai, io adesso rispetto la Sampdoria, io proprio al Chelsea non ci sto pensando, per cui penso al Chelsea, quello che verrà fra 10 giorni lo analizzeremo fra 10 giorni.
Parlavi degli uomini di qualità della Sampdoria davanti, cosa ti piace di Cassano in particolare? Ma che sa mettere dei palloni d'oro a Pazzini, che è forte di testa. Pazzini è un ottimo attaccante, era chiuso a Firenze, sta cercando la sua strada nella Sampdoria, per cui l'accoppiata Cassano-Pazzini è un'ottima accoppiata, per cui dovremmo stare con gli occhi ben aperti. E cosa non ti piace invece di Cassano? Se c'è qualcosa che non ti piace? Sì, io capisco dove vuoi arrivare tu, però penso che tu abbia capito che dove voglio arrivare io. È un giocatore recuperato, cioè tutti i problemi che ha avuto in passato. Non lo so. Cioè, questi anni alla Sampdoria non hanno. Ma a vederlo così, sta facendo un ottimo campionato. Mi sembra che non abbia preso, o se l'ha preso proprio un'ammonizione, lui invece l'anno scorso mi sembra che ne avesse prese di più, per cui sta facendo molto bene. Lei si è spiegato come mai questo ragazzo ha fallito nei grandi club? No, non ci penso, io penso. No, ma dico. Sì, 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 no, ma io capisco ma tutto. Anche quando non allenava la Juve. Sì, 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 sì. No. Due settimane fa sui centrocampisti avevi detto che c'era chi era più in forma e chi era meno in forma. Adesso Thiago, Marchisio e Poulsen, si può dire che sono più o meno o no perché Marchisio è appena rientrato? No, no, beh, logicamente Marchisio rientra da un leggero infortunio, però insomma io credo che stiano più o meno tutti sullo stesso livello e stasera deciderò con chi partire. Ancora un secondo su Milan-Inter. Sento un po' tutti, opinionisti e te, dire che voi tifate per il Milan, no? Ma non sarebbe più logico invece tifare per l'Inter in modo da garantirvi un posto in Champions e poi sperare ancora che l'Inter si possa fermare? Questo è un discorso teorico. Sì, eh? Sì, ma io sono pratico, non vado sulla teoria. Io il derby neanche lo vedrò. Per cui facciano quello che vogliono, insomma, io devo fare 3 punti, poi essendo un positivo, secondo come verrà il risultato, me la girerò a mio favore. Non viene di più. Bene. I nazionali sono tornati bene, problemi. Beh, tranne Chiello, tutti gli altri va bene, perché Mauro ha fatto bene dopo i 50 minuti di martedì, gli altri 45 minuti. Mauro ha bisogno di acquisire minuti, di giocare, di ritrovare il suo passo, la sua continuità, per cui sicuramente gli ha fatto bene. Invece per le grottaglie già abbiamo parlato prima, ecco, per cui tranne le grottaglie tutti gli altri. È l'unico che è tornato con problemi. Sì, gli altri tutto bene, grandi linee, sì sì. Grazie, buongiorno. Grazie.